Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il nostro Controluce, il settimanale di attualità, di approfondimento di Super J. Questa sera ci occuperemo della ASP1 Teramo, con questo acronimo non è che capite molto, ovviamente quelli che la conoscono capiscono tutto. L'ASP è l'azienda pubblica per i servizi alla persona e gestisce ad esempio qui nella nostra provincia 4 case di riposo e anche alcuni asili, quindi si occupa di infanzia, si occupa di anziani. È un servizio molto importante e molto delicato proprio per la fragilità spesso, no, di queste categorie. Allora, ci sono problemi nell'ASP 1 di Teramo, l'avrete seguito in questi ultimi giorni, gli stipendi, le difficoltà dell'ASP 1, i finanziamenti che non arrivano dalla regione, insomma, di questo ci occuperemo questa sera e magari non solo di questo perché potremo parlare anche di altri risvolti politici della regione, ma andiamo per gradi perché questo è l'argomento, la trave portante della nostra trasmissione. Intanto saluto gli ospiti che sono qui con me in studio questa sera e li ringrazio, a partire da Roberto Canzio, che è componente del Consiglio di Amministrazione dell'ASP 1. Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera anche a voi. Grazie, grazie a lei. E poi ritroviamo, e ringrazio per la sua presenza, Dino Pepe, che è consigliere regionale del Partito Democratico. Grazie Rino, buonasera. Buonasera, buonasera Dino Pepe e buonasera va anche a Fabio Benintendi, che è il segretario della CISL di Teramo. Buonasera Fabio. Buonasera, buonasera. Benvenuto alla nostra grazie. Trasmissione. E poi avremo anche dei collegamenti esterni, ma intanto andiamo a cominciare, cerchiamo di fare la cornice a questo nostro problema. Io intanto farei intervenire il componente del CDA dell'ASP 1 che ha perso intanto un pezzo e che io ho invitato, ha preferito poi non partecipare il componente che si è dimesso, e intanto cerchiamo di capire perché si è dimesso Covelli, Alberto Covelli. Magari ci avrà parlato, ovviamente, io lo so, nel senso che me l'ha detto al telefono quando abbiamo saputo delle sue dimissioni, insomma si sentiva inascoltato dalla regione perché non si muoveva nulla, in sostanza era un po' questa riassunta con grossa sintesi. Roberto Canzio, le difficoltà e perché si è dimesso Covelli? Perché si è dimesso io non lo so, nel senso che so quello che... Questa ci sta, no? Questa la motivazione è quella, però diciamo che le dimissioni sono avvenute il 29 di ottobre, ma in realtà il 10 di ottobre la Regione ha comunque in giunta deliberato un passaggio fondamentale per la risoluzione dei problemi della ASP 1. Perché fondamentale? Fondamentale perché noi... E intanto quindi se è fondamentale Covelli non lo sapeva. Io questo non lo so, ma credo che forse saranno anche motivi personali. Va bene, andiamo a questo aspetto fondamentale che secondo Canzio... No, io mi sono, solamente perché lei ha detto che praticamente la Regione non farebbe nulla, in realtà esatto. Cioè, dobbiamo riconoscere un atto che è reale, quindi non è che possiamo... No, diciamo che quello che si diceva fino, io adesso non so cosa c'è dentro questa delibera, però fino al prima del 10 ottobre si polemizzava con la Regione perché non trasferiva i fondi. Allora, partiamo da questa novità. Allora, la delibera è fondamentale, però bisogna fare una piccola premessa. Facciamo. Perché altrimenti non si capisce poi tutto il resto. Ci tengo a sottolineare che è fondamentale, le date sono fondamentali, i numeri anche. Noi ci siamo insediati insieme a Covelli il nuovo CDA, di fatto. Ricordiamo la Presidente. La Presidente è Elisabetta Cantore. Cantore. Che, e poi lei è Covelli. E Covelli siamo stati eletti dall'Assemblea, così come prevede la legge regionale, in realtà poi... Per ratificare la nostra nomina, insomma, è stato impiegato 6 mesi, quindi diciamo si è perso del tempo, sì. Perché poi quando diremo ciò che è stato fatto in 8 mesi vedrete che quei 6 mesi sono stati fondamentali e si poteva anticipare tante cose che poi abbiamo fatto. Quindi noi dal 24 di novembre potevamo iniziare ad operare. 24 novembre 2020? Sì, 2020. Poi io purtroppo ho avuto dei problemi per cui diciamo che eravamo... I primi incontri con i sindacati, io stesso chiesi di incontrare i sindacati e i fornitori per capire la reale situazione, perché ovviamente noi non la conoscevamo se non per quello che usciva sui giornali. E credo che qui c'è il rappresentante sindacale, si ricorderà che noi prima di Natale ci siamo incontrati, sì. E abbiamo subito detto che ovviamente per quello che erano le notizie la situazione debitoria passata era pesante ed è anche più alta rispetto ai numeri che i sindacati oggi diciamo danno e che però ovviamente quel debito andava in quel momento cristallizzato, fatto un'analisi perché si accumulavano questi debiti
Diciamo che l'obiettivo era quello di riportare il corrente a normalità e poi intervenire sul debito vecchio. Questo, diciamo che era una sorta di patto che abbiamo fatto all'inizio sia con i sindacati che con i fornitori. E noi ci siamo messi a lavorare, tant'è che io richiamavo all'unità di tutti, che dicevo: questa è una lotta che se la facciamo insieme la vinciamo, se ci iniziamo a dividere è difficile poterla intanto vincere. Canto, scusi, le difficoltà erano rappresentate proprio in forma plastica dal fatto che non venissero pagati gli stipendi a chi lavorava? No, assolutamente, in quel periodo, ma credo che non ci sia, con qualche ritardo, ma sì, gli stipendi sono stati pagati e va ricordato comunque che l'azienda più esposta, che è la Polis, oggettivamente... Sì. Devo dire che fino ad oggi ha mantenuto un impegno con i propri lavoratori che rispetto al debito, ripeto, che abbiamo trovato, sinceramente è pesante. Vada alla fine della sua. E quindi detto questo, noi abbiamo detto dovevamo chiudere e cercare di controllare il corrente. Perché? Perché questa è un'azienda che, per far capire, costa 10 ma di fatto incassa 8. Quindi è ovvio che non dobbiamo aspettare 5 anni per capire che bisogna intervenire sul corrente. Quindi se prima lo si fosse fatto probabilmente non si arrivava a quell'esposizione. Sì. Quindi noi abbiamo iniziato a capire quali erano i motivi di questo, diciamo, di questo disavanzo in negativo, e abbiamo visto, leggendo i documenti, che praticamente nel 2002 c'era un contratto con la ASL, con la Regione, quindi con le vecchie IPAB, e dove praticamente si prevedeva una retta giornaliera che la Regione riconosceva a queste ex IPAB, che poi però il contratto diceva che andava assolutamente, mi sembra imprescindibilmente, aumentato rispetto all'aumento Istat annuale. In realtà quell'aumento non è stato mai fatto, quindi ciò che era previsto nel 2003 è la stessa retta che oggi la Regione riconosce. Quando parliamo di retta, che cos'è la retta? Quello che la Regione riconosce all'ASP in questo caso? In parte, sì, di partecipazione all'ASP. Cioè non c'entra con quello che devono pagare gli ospiti? No, gli ospiti pagano, comunque la retta è la quota parte. Io, ecco, okay. Diciamo, chiedo scusa se non spiego, perché sto cercando di... Pagano 70 euro, 35 sì, riconosciuti dalla Regione e 35 dagli ospiti. Gli ospiti in realtà del Rese pagano 35, cioè solo quelli che... 35 al giorno? Sì. No, sono 70 al giorno, 35 a carico della Regione e 35 a carico dell'utente. Però c'è una differenziazione tra residenze per anziani, poi articolato. Ok, quindi abbiamo visto che mancava questo adeguamento che non è stato mai fatto. Ovviamente, passati tanti anni, quindi c'era un problema di prescrizione, era difficile recuperare quelle somme, ma abbiamo comunque voluto capire, per andare in Regione a parlare, quali erano i numeri, quindi quale sarebbe stata la retta ad oggi che la Regione doveva riconoscere se avessero rispettato quell'aumento Istat. E quindi l'abbiamo quantificata determinata attraverso un professionista, ovviamente, sì, certo, non ci siamo messi noi a giocare con i numeri. E quella retta, se avessero fatto tutti gli adeguamenti Istat di anno in anno, oggi dovrebbe essere intorno ai 46 euro giornalieri, e non più 35. Beh. Poi abbiamo fatto un ulteriore, diciamo, passo avanti, cioè ci siamo voluti far fare il calcolo di quanto era l'importo reale che l'ASP avrebbe dovuto incassare rispetto a questo adeguamento. E abbiamo visto che negli ultimi sei anni, facendo i conti degli ultimi sei anni, tra Civitella e Teramo, l'ASP avrebbe dovuto incassare circa 5,3 milioni. Io dico sempre, se facciamo un conto che sono 18 anni, se 6 anni valgono 5,3, 18 anni dovrebbero essere dai 10 in su. Quindi se noi consideriamo quello che oggi è il debito, probabilmente quel debito non ci sarebbe stato. Sarebbe stato. Quindi abbiamo iniziato un'interlocuzione con la Regione. E il problema qual era? A che ha portato? E finisco così dopo. Sì, sì. Praticamente qual era il problema? Che un'altra anomalia, praticamente le ASP rientravano sempre nella contrattazione privata, quindi c'era la gabbia della contrattazione privata che non permetteva di riconoscere nulla di fatto, perché avrebbe scatenato oggettivamente un problema su tutti gli altri operatori privati. Quindi noi, quello che era una mia convinzione, di chiedere l'uscita dalla contrattazione privata, perché nel momento in cui siamo diventati ASP di fatto siamo pubblici, non più privati. E non tutti ci credevano su questa, diciamo, strada, pensavano che fosse una follia. In realtà questo... ci siamo incontrati con la Veri e col direttore Damario, i quali hanno detto che effettivamente era cosa corretta e giusta pensare questo e che avrebbero fatto tutto una ciò delibera che era necessario. Questo l'incontro c'è stato a settembre, il 10 ottobre
c'è stata questa delibera, ve la leggo perché in soldo, no, senza sì, sì, no, no, ma è solo il passo, un piccolo passaggio visto che praticamente no, assolutamente sì, finiamo la trasmissione esatto. Che praticamente la, per quanto riguarda la negoziazione, le ex IPAB verranno considerate, verranno ci saranno dei provvedimenti successivi rispetto a quelle che sono le contrattazioni con i privati, quindi ci hanno tirato fuori dalla gabbia. Questo in termini pratici significa che non abbiamo più i vincoli e quindi ci saremo trattati a parte. E quindi arriva quell'aumento della retta, della adesso, quota parte regione? Ovviamente sì, questa. E se no non avrebbe logica la delibera. E avrà un effetto retroattivo? Assolutamente no, però qua parliamo del contratto 2020-2021, quindi potremmo andare a recuperare almeno quantomeno 2020. Questi due anni. Bene. E questo è un primo passo. Poi c'è il secondo passo, che è quello del debito vecchio, se volete ne parliamo. Allora, ne parliamo rientrare. Dopo del debito vecchio. E in più vecchio. C'è anche da dire che la Regione, siccome si dice che non fa nulla, ha stanziato circa qualcosa 7 milioni di euro per le ASPI abruzzesi, e se noi facciamo un raffronto a ciò che è stato il finanziamento precedente, una buona fetta di quei 7 milioni dovrebbero arrivare alle ASPI. Va bene, però caro Città, dura 1 ora e 20 la trasmissione, non spariamo tutte le cartucce no, subito. Io allora, io vorrei sentire subito, ben intendi su quello che ha detto, che ha appena detto Canzio, e poi ovviamente la parte politica rappresentata adesso da Dino Pepe, che è consigliere regionale di opposizione, poi sentiremo anche la maggioranza. Ben intendi le cose che ha detto intanto Canzio, ricordiamo però chi lavora, perché è sorto il problema, no? Per i lavoratori che prestano il loro servizio presso le case di riposo e non solo, giusto? Fa un sì. Quadro breve. Allora, no? Intanto devo fare chi lo opera per chi, insomma. Devo fare lo sforzo che sollecitava lei a Canzio, cioè di non sparare tutto esatto, subito, perché tutto in una subito. Circostanza del genere. Però poi diciamole tutte. La tendenza è questa. Allora, mi consente prima di fare una battuta, perché per il lavoro che faccio è fondamentale, trattando prevalentemente da anni con aziende private, io rispetto a questa situazione, me lo dovete permettere, provo un profondo senso di imbarazzo, perché comunque stiamo parlando di strutture pubbliche, e immaginare comunque sia, adesso al di là se ci possano essere delle soluzioni, quali saranno le soluzioni, ne discutiamo, però il fatto che comunque in 10 anni, cioè da quando di fatto è avvenuto il passaggio dalle ex IPAB alle ASP, si sia arrivato ad accumulare un ingente debito. Adesso possiamo anche discutere, io Canzio, chi per lui, da qui ai prossimi anni, se sono 8 milioni, 7 milioni, 5 milioni, ma il dato oggettivo è che comunque si è accumulato un grosso debito in 10 anni. Sì. 10 anni. Già questo, al di là del lavoro che faccio, come cittadino, mi provoca imbarazzo, e questo lo voglio dire, perché comunque voglio ricordare che non stiamo parlando, come è spesso capitato anche nelle sue trasmissioni, sì, di un'interlocuzione tra sindacati e aziende private, è una ditta privata, ci certo, sono delle dinamiche diverse, quindi questo lo metto lì sullo sfondo, sì, perché mi piacerebbe che fosse anche elemento di riflessione per chi ci ascolta. Detto questo, stiamo parlando di 4 case di riposo, come richiamava lei all'inizio, e anche di altre strutture, asili in particolare. Di fatto, al di là del consiglio di amministrazione, che è l'organo, no, che per definizione poi ha il compito di amministrare, dietro una struttura del genere, un ASP del genere, ci sono anche i cosiddetti portatori di interesse, proprio perché c'è una valenza sociale di queste strutture che è notevole. I dipendenti coinvolti sono, adesso Canzio lo saprà con precisione meglio di me, ma azzardo a dire intorno ai 300. Complessivamente. Sì, sì. Impiegati su varie mansioni, perché ci sono le persone che sono impiegate su funzioni sanitarie, quelli che somministrano, certo, i pasti, i magazzinieri, gli addetti alla lavanderia. E abbiamo delle situazioni diversificate tra loro, nel senso che ci sono, per alcuni si è registrato adesso, ma era già successo nel 2018, poi ve le richiamo queste cose, visto che dobbiamo farlo con calma, lo faremo con calma, aprirò anche io la mia cartellina. Sì. E ci sono delle persone che hanno registrato in qualche occasione dei ritardi di 2 settimane nel pagamento degli stipendi, come è successo di recente. E comunque anche su questo massimo rispetto, perché minimizzare sul fatto che qualcuno prenda, non mi sto riferendo a Canzio o a chi per lui, però che qualcuno prenda lo stipendio con 2 settimane di ritardo non è un fatto da minimizzare, per tutto quello che sappiamo benissimo. Poi c'è l'anomalia che comunque ci sono altre persone, ad esempio gli addetti alla somministrazione dei pasti, che prendono con regolarità uno stipendio in ritardo, nel senso che sono dietro di 3 mensilità rispetto allo stipendio corrente. Però lo prendono, quindi, tutti i mesi. Questo però, insomma, siamo arrivati sì, anche al punto, al paradosso, che in Italia dobbiamo accettare il fatto che è normale che io prendo a novembre lo stipendio di agosto. Cioè abbiamo, è chiaro, siamo riusciti a sdoganare, sì, anche questo concetto in questo paese, che è un'altra cosa imbarazzante, sì, per restare, sì, assolutamente.
Le strutture in particolare sono tre, che c'è quella di San Domero che al momento sospesa, è sospesa in attesa. La Carlo Campanile di San Domero. Esatto. Quindi sono Civitella, Nereto e Teramo. Quindi è una situazione che di fatto si trascina con grosse difficoltà. Queste difficoltà, come le stavo dicendo, si sono amplificate nel giro di poco tempo. Io appunto avevo preso un lasso temporale a riferimento più ampio addirittura. Addirittura anzi, il debito precisando, è stato fatto in 6 anni. Però anche su questo, un primo elemento di riflessione, poi lei sì, come dire, gestisce i tempi, eccetera. Io ho fatto una ricerchina perché mi piace farla. Sentiamo. E sono andato a vedere cosa la dichiarazione che rilasciò nel 2011 Carlo De Sanctis, nel momento in cui lasciò l'IPAB, che poi sarebbe diventata da lì a poco una ASP, e diceva questo: in cassa, in quel caso stavamo parlando di Teramo, della casa di riposo di casa di riposo di Teramo, c'è una liquidità che supera i 500.000 euro, un patrimonio immobiliare che sfiora i 2 milioni di euro. Questa era la situazione un secolo fa, 10 anni fa, ok? 2011, per la precisione 30 agosto del 2011. Che cosa è successo? Sicuramente, mi consenta almeno di fare questo altro passaggio, i problemi a mano col passare del tempo si sono in qualche modo amplificati, tant'è che il primo stadio di agitazione non a caso fu proclamato nel 2016, quindi ci siamo con la tempistica che veniva ricordato. C'è un problema di fondo, che quando si è fatta questa scelta del passaggio indubbiamente dall'IPAB alle ASP, ci si è basati su un criterio che probabilmente non ci si è resi conto che di per sé non poteva essere un elemento di garanzia, perché fondamentalmente, la riassumo così, me ne scuserà pure chi, insomma, voglio dire, di leggi se ne occupa tutti i giorni, però alla fine, fondamentalmente, per far capire anche a chi ci ascolta, il concetto della ASP si basa su un principio di autosufficienza. Sostanzialmente quello che guadagni deve essere quello che introiti deve essere sufficiente. E già ci ha detto Canzio prima che non ridà. E quindi già questo mettiamolo pure sullo sfondo, perché è un problema su cui a distanza di 10 anni mi farebbe piacere che qualcuno si rendesse conto che probabilmente, al di là delle iniezioni che riusciamo a fare, 3 milioni una volta, 7 milioni una volta, magari spostare il tipo di contrattazione, bisognerebbe prendere atto che se io tutti i mesi a casa mia guadagno 1.000 euro e ho 3.000 euro di spese, mi possono dare anche un finanziamento straordinario di 8.000 euro, ma dopo qualche mese quindi tornerò ad avere il rispetto. Quindi questo è un altro problema grosso come una casa. Si parla, quindi tutto il resto io lo considero, già per entrare su un tema accennato, un palliativo, perché possono essere degli strumenti che mi fanno respirare, ma qua stiamo parlando di, lo richiamava lei, di servizi fondamentali per la collettività, in questo caso teramana, ma non solo. Per cui, siccome stiamo parlando di servizi fondamentali, o prendiamo atto che ci siamo dotati di uno strumento che non è in grado, così com'è, di portarci tanto lontano, o comunque noi continueremo a discutere, a fare stati di agitazione, ma ci torneremo. Però sullo sfondo c'è questo primo problema. Ci siamo mangiati questa mela, insomma, per rimanere ad Adamo ed Eva. Quindi c'è già questo problema di fondo. Siamo sicuri che il sistema di cui ci siamo dotati è di per sé sufficiente per garantire la sopravvivenza di queste ASP? E mi fermo qui, perché e quindi già non crede alla soluzione che intanto ha prospettato Roberto Canzio per l'attuale, non a caso l'ho definito, un palliativo. Va bene. Dino Pepe, sentiamo le argomentazioni dell'opposizione, che prima è stata maggioranza qualche tempo fa. Dino Pepe, ex assessore regionale, prego. Sì, innanzitutto io vorrei ringraziare i tanti operatori di queste strutture, poiché in questi 2 anni di pandemia hanno vissuto insieme agli operatori sanitari una vicenda davvero faticoso, e li voglio ringraziare poiché, nonostante tutte le difficoltà anche per i pagamenti degli stipendi, hanno reso il proprio lavoro con dignità, con dedizione e con attenzione, anche perché lavorano all'interno di case di riposo dove i nostri ospiti sono già di per sé in oggettiva difficoltà. E penserei anche, come si è fatto anche per gli operatori sanitari, di indennizzare ulteriormente i lavoratori delle ASP, ne avrebbero tutto il diritto, e quindi accanto agli aiuti agli operatori sanitari delle nostre ASP penserei, e lo abbiamo anche proposto all'assessore regionale Veri, di indennizzare, di sostenere ulteriormente gli operatori delle ASP. Come hanno detto bene sia Canzio che Benintendi, ovviamente questo tema nasce nel 2011, quando viene approvata questa legge di riforma. Sì. Una legge sbagliata, poiché presuppone che le ASP possano vivere con le proprie entrate. Questo non è possibile, anche perché si offre un servizio particolare, quello dell'assistenza alle persone, e le tariffe stabilite all'epoca non sono state
mai attualizzati, sia dal punto di vista dell'Istat, ma anche perché hanno dovuto subire anche le varie riduzioni, quando la sanità abruzzese era commissariata, del 5% ogni anno, e anche le ASP hanno dovuto subire questa riduzione. Quindi sopra, come si dice da noi, sopra il cotto il bollito. Assolutamente sì. E mentre la sanità può beneficiare del fondo sanitario, in questo caso dal punto di vista sociale non c'è un fondo per sostenere le ASP, e in questi 10 anni sostanzialmente si è creato questo buco enorme che va sanato attraverso una riflessione, una rimodulazione della legge regionale che ha istituito le ASP. Quindi questo è l'elemento centrale di riflessione, e io mi auguro che in Consiglio, in Commissione regionale, questo tema possa essere affrontato. Nell'ultimo periodo, con le leggi Cura Abruzzo 1 e Cura Abruzzo 2, in piena emergenza, parliamo di maggio-giugno dell'anno scorso, all'interno di queste due leggi furono inseriti due elementi di sostegno alle ASP, 3 milioni di euro prima e 7 milioni di euro poi. I 3 milioni di euro sono stati erogati per la vicenda Covid, io penso che l'ASP di Terme sia arrivato a più di 1 milione. 1,4 milioni, diciamo che ancora manca una parte. Per quanto riguarda invece i 7 milioni di euro, io proprio l'altro giorno ho cercato di sollecitare sia l'assessore e sia la Giunta, i 7 milioni di euro sono un fondo rotativo, cioè è un prestito che poi deve essere rimborsato alla Regione, ma di questo prestito e di questi 7 milioni ancora dopo circa un anno e mezzo dall'approvazione della legge, ancora non abbiamo nessuna delibera e nessun elemento che ci possa consentire di utilizzare quei 7 milioni di euro. Però a noi ci risulta che non sia un fondo rotativo, quindi c'è la legge, è fondamentale. Quando vuole, però possiamo leggere. Ce la leggiamo insieme. Perché... Sì, sì, possiamo leggere insieme la legge, anche perché fu approvata, ecco qui, guarda. Parliamo proprio dell'articolo 3. Le ASP devono affrontare e garantire maggiore liquidità per fronteggiare l'emergenza, e è prevista l'istituzione di un fondo rotativo pari a 7 milioni. Ma di quale, scusi, di quale anno è legge questa cosa? Cura Abruzzo. Sì, ma di che anno? L'anno scorso. L'anno scorso, ma non... allora è parliamo di altro. Parliamo di altro, sì. Vabbè. Beh, io di questo sono assolutamente certo, però perché è una legge approvata dal Consiglio regionale. Sì, però poi sono state, diciamo, c'è tutta una... Lei dice che è stata sorpassata. Va bene. Diamo per buono, perché ovviamente no, è un documento. Questa però, è legge del sì, Consiglio però, regionale. Diciamo che lei sa meglio di me che c'è stata tutta una rivisitazione rispetto a tutti queste, a tutti questi fondi che la Regione sta facendo attraverso il Ministero. Quindi, vabbè, poi lo chiederemo. Però, no, anche. No, quelli sono, lo possiamo chiedere all'assessore, però quelli, adesso. Quelli sì, sì, sono magari altri fondi, anzi. Sì. Questi sono fondi rimodulati, circa 200 milioni di euro, che furono rimodulati dal Consiglio regionale proprio per far fronte all'emergenza pandemica, e all'interno di queste due leggi furono stabilite queste due misure proprio per le ASP, 3 milioni di euro a erogazione diretta e 7 milioni di euro attraverso un fondo rotativo. Quindi questo significa che, se è vero quello che dice Pepe, che bisogna venderli poi questi soldi, quello che dice Canzio invece che sarebbe a fondo perduto, dovremmo ridarli, ma non è così. Quindi perciò dico, forse c'è stata qualche modifica, che però non vorrei essere tacciato per sto dicendo una legge regionale, però io le sto dicendo che se fosse vero quello che dice, non che non lo dice perché non è vero, perché non sta scritto, se non fosse allora stato noi superato, anche il fondo di 3 milioni precedenti dovrebbe essere un fondo rotativo, no, quindi noi dovremmo restituire quello. Non è rotativo, Canzio, mi perdono, non ruota. Sì. Se posso do un contributo. I 3 milioni di euro sono un'erogazione una tantum stop per l'emergenza pandemica, quindi non dovete restituire nulla. I 7 milioni di euro, che sarebbe invece, quel 1,4 milioni, esatto, perché 3 parliamo a livello regionale, ovviamente questa è legge del Consiglio regionale. Mentre i 7 sono sempre a disposizione delle ASP, ma attraverso un fondo rotativo, quindi un prestito a termine sostanzialmente. E significa che si devono rendere? Sì. E quindi è diverso. Vabbè, comunque poi ne parlerà l'assessore, perché di... giustamente. E quindi ci abbiamo la conclusione, i problemi, quindi si allinea a quanto diceva Benintendi, che bisogna cambiare qualcosa, perché le ASP spendono troppo e non sono autosufficienti. La legge va assolutamente rivista. E poi bisogna entrare nel merito della tariffa dei 70 euro attuali, poiché abbiamo diversi tipi di strutture, residenze per anziani, residenze protette, tant'è che durante la nostra legislatura autorizzammo 100 posti letto di residenze protette, 60 a Teramo e 40 a Nereto.
La procedura per l'autorizzazione e quindi per la compartecipazione della Regione su queste reti ancora non è stata perfezionata, poiché, ricordo, il direttore della ASP dell'epoca sostanzialmente tradusse questi 100 posti letto come entrate superiori per la ASP di Teramo quasi a 1 milione di euro in più ogni anno. Quindi ho invitato l'assessore regionale della struttura a fare in modo che questi 100 posti possano essere al più presto operativi, poiché attraverso l'istituzione di questi 100 posti di residenza protetta, l'ASP può ottenere di più come rimborso da parte della Regione. Va bene, sì, allora. È un altro percorso, però diciamo che attualmente 35 stanno per essere autorizzati, perché comunque i 35 posti, sono posti 100 in totale. Sì. Su allora, 100 in totale, così. 35, perché siamo ovviamente arrivati... i lavori devono essere anche terminati per essere autorizzati poi i posti. No? Perché siamo arrivati alla prima interruzione pubblicitaria, ripartiremo da qui magari, tanto ci sono ancora altre cose, tante cose da dire. Diamo la linea alla regia, Giancarlo Rapagnà, e poi torniamo in studio. Eccoci qua, ripartiamo con la nostra trasmissione dedicata alla ASP 1, ai servizi alla persona, alle case di riposo e agli asili. Allora, Roberto Canzio, intanto va bene, adesso dobbiamo chiarire questa questione dei famigerati 7 milioni, tra un po' avremo in collegamento con Pietro Quaresimale. Sì. L'avevo bloccata però perché le stava dicendo tutte subito. No, nel senso che comunque al di là fondo rotativo no, è ovvio che comunque costituiscono una boccata di ossigeno, eventualmente per tamponare altre falle, ma sta di fatto che noi comunque abbiamo un piano anche per, come dire, sistemare il vecchio debito, che per noi comunque sono 10 milioni. Tra l'altro, quando noi abbiamo fatto l'incontro con i sindacati all'inizio e parlavamo proprio del recupero del vecchio debito, se si ricorda ben intendi, non se ne parlava proprio dei 3 milioni. Quindi di fatto noi abbiamo fatto un piano a prescindere da questi famosi 3 milioni che adesso l'assessore ci chiarirà. Sì. Comunque possono essere usati, restituiti o no, possono essere usati. No, parliamo di 7 del fondo rotativo. Sì, li avete già usati. No, vabbè, diciamo che facendo un rispetto a quello che è stato il contributo che ci è stato dato a noi rispetto ai 3 milioni, dovrebbe aggirarsi intorno a quella cifra la quota dell'ASP 1. Adesso saranno 2,5, saranno 3, però diciamo rispetto, se il criterio rimane lo stesso, quello dovrebbe essere la somma. Ma noi abbiamo detto che comunque, quindi una volta sistemato il corrente attraverso questa delibera che la Regione sta facendo, quindi togliendoci fuori dalla contrattazione privata, per cui sono anche più liberi di riconoscerci ciò che c'è dovuto, quindi avremmo sistemato il corrente e dobbiamo intervenire. Sistemare il corrente che significa? Significa che praticamente pagare abbiamo fatto... Pagare gli stipendi in regolarità? No, attenzione, no. Altra cosa che bisogna chiarire. No, attenzione, sì. Pagare i fornitori, perché noi non abbiamo nessun rapporto diretto con... Ah già, perché che voi trasferite i soldi, sono tutti appalti esterni. Sono tutti appalti esterni. Sono appalti esterni. C'è la Polis, ci sono diversi, perché c'è KCS, Civitella, sono diversi i fornitori che... Che sono aziende che lavorano e per quindi noi rapporti diretti con i dipendenti delle varie aziende non c'è. Noi abbiamo rapporti diretti con le aziende. Certo. Ecco perché dico, a volte è strano che si fanno le manifestazioni solo se uno mi deve dare i soldi. Io vado da chi me li deve vado da chi li deve dare a chi me li deve dare, però va benissimo. Cioè, contro chi la dovrebbero fare la manifestazione? Secondo me contro chi gli deve dare. Cioè, allora, se io c'ho una, cioè la ditta che lavora se per io voi. C'ho una ditta, no? E lei non mi paga. E devo pagare lui che è mio dipendente. Lui viene da me o viene da lei? Penso che venga da me. Ovviamente qua si viene solo alla ASP, che di fatto non c'entra, tra virgolette, nulla nel rapporto tra di loro. Però la ASP è quella che tramite la Regione dovrebbe. Sì, come dire, far arrivare i fondi. Però il rapporto diretto è sempre tra aziende e dipendenti. Comunque, quindi è... voi dovete andare a protestare presso la ditta che lavora per voi. No, o meglio, non ho fatto mai dire da nessuno quello che devo fare. Scherzosamente, io non sto dicendo quello che dovete fare. È stato già oggetto di uno scambio di però non giochiamo con le parole. Io non sto dicendo quello che dovete fare. Io ho detto quello che normalmente avviene. Punto. Non ho detto quello dove fare. Io per definizione sono uno che non ha mai giocato con le parole, per cui faccio finire e poi dico la mia. Io ho detto che normalmente un dipendente va dal proprio titolare a fare manifestazioni. Quindi per me è così, poi non lo so. Bene, allora abbiamo, mi dice dalla regia Giancarlo, eccolo qui, vedo l'assessore Pietro Quaresimale, l'assessore regionale che oggi
è a Roma e si collega da lì, mi sente perché lo vedo annuire. Allora, intanto, buonasera. Buonasera. Buonasera, sì, la sentiamo bene. Assessore, buonasera. Allora, intanto ci dia il suo parere su quello che sta succedendo, è successo e sta succedendo all'ASP 1. Ci ha detto Canzio che è arrivata una buona notizia, così la ritiene, con questa delibera, vero? Che praticamente toglie la contrattazione dalla sfera privata e la porta nel pubblico, perché la ASP comunque è praticamente un'azienda pubblica per i servizi alla persona, e questo garantirebbe un po' più di sicurezza per il corrente, per la gestione corrente dell'ASP. Altra cosa sono i debiti. E poi intanto mi fa un commento su questo, ecco, come si è arrivati a questo e qual è la situazione? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, buonasera. Chiedo scusa se poi mi devo scollegare perché sono per una vertenza al MISE, quindi ho lasciato un attimo il tavolo, quindi lo devo riprendere, però ci tenevo a fare un intervento anche per chiarire alcune questioni, ma io appena mi sono insediato praticamente subito ho fatto un incontro con il CDA, che tra l'altro appena mi sono insediato non c'era, e quindi ho fatto io le nomine, seppur le assemblee avevano votato i designati, ma c'è lì una situazione debitoria che è sicuramente risalente, che non può essere assolutamente addebitata a questa amministrazione, perché parliamo di debiti accumulati negli anni, quindi ritengo che ci sia stata una mala gestio dovuta soprattutto al fatto che non sono state mai adeguate le tariffe, seppur i costi sono stati aumentati per quanto riguarda le prestazioni, le tariffe sono state sempre le stesse. Ciononostante noi abbiamo cercato di tamponare questa situazione, però non è semplice da risolvere se non si adeguano le tariffe, perché mensilmente questo ente accumula debiti. Abbiamo messo una somma di 4 milioni che appunto è stata elargita come fondi Covid. Stiamo sbloccando un ulteriore finanziamento di 7 milioni che sicuramente può essere una boccata d'ossigeno, ma come dicevo bisogna adeguare le tariffe e cercare di trovare una soluzione anche col patrimonio immobiliare, facendo un piano industriale per cercare di capire come mettere a posto questa situazione che comunque di mese in mese aumenta sempre di più. Questa è un po' la situazione. Io sto cercando di sbloccare questi 7 milioni, capite benissimo, ecco. Purtroppo delle volte la burocrazia rallenta. Sono stati decisi di mettere questi soldi fine settembre, logicamente capite che la burocrazia in Italia è rallenta, quindi stiamo attendendo, però entro l'anno mi dicono gli uffici che sono disponibili. Senta, assessore, parliamo il consigliere di tutta la regione, logicamente non parliamo solo di 7 milioni per l'ASPO 1. Per tutto l'Abruzzo, certo. In proporzione all'ASP gli dovrebbe andare il doppio della scorsa volta, quindi non so, c'è Canzio, quando è che avete preso? Quasi 3 milioni, quasi 3 milioni quindi. Quindi quasi 3 milioni. Sì, senta, assessore, se mi sente, le volevo chiedere, Pepe che è qui con noi in studio, consigliere regionale del PD, ha detto che questi 7 milioni però sarebbero come un fondo rotativo, cioè che si devono rendere. Non è un fondo rotativo. La legge prevede un fondo rotativo. La legge regionale dell'anno scorso dice che è un fondo rotativo. Non è dello scorso anno, è un'altra cosa. È un'altra cosa. È un'altra cosa, quale, se ce lo può magari... Ecco. Che facciamo riferimento a questa legge, se c'è dell'altro... Anzi. Quindi c'è un altro provvedimento oltre quella legge. Che abbiamo reperito con gli uffici, logicamente non so quali sono le fonti precise a livello di bilancio, però escludo categoricamente il fondo rotativo perché... Ci eravamo posti il problema dicendo se è rotativo devono restituire, quindi l'ASPA avendo dei debiti fa fatica già a pagare certo. Le aziende, come può restituire queste somme? Quindi sono a fondo perduto. Sono a fondo perduto. Scusa assessore, ne approfitto perché questa è una bella notizia ovviamente per il mondo delle ASP, ma quindi questi fondi hanno un'origine diversa rispetto a quelli della legge, quindi questi 7 milioni del fondo rotativo verranno archiviati? Fondo erano già stati archiviati con i 4 milioni. Sì? No, ma giusto per capire. Che sì. Andavano spesi entro il 2020. Questi del arrivato, fondo... mi sono insediato, c'era questo fondo rotativo. Parlammo con le ASP che non avrebbero fatto in tempo a spenderli, a restituirli. Quello bisognava fare entro il 2020, quindi togliemmo quella fonte
di finanziamento e trovammo 4 milioni per le spese Covid. Questo parliamo del 2021 inizio. Dopodiché, sì, visto il perdurare della crisi delle ASP, in particolare quella dell'ASPO 1, che particolarmente mi sta a cuore perché logicamente io sono teramano, ma è quella che ha più problemi, detto tra noi, sì, perché l'ASPO 2 per esempio ad Atri non ha problemi economici. Quindi ho spinto con i colleghi di maggioranza per mettere un ulteriore stanziamento pari a 7 milioni, che non c'entra nulla col fondo rotativo, perché col fondo rotativo, dovendolo restituire le ASP, stando in crisi, fanno difficoltà. Però adesso la dovremmo sentire Gian Angeli, che è il responsabile finanziario, per capire. Però, però ci assicura che questo finanziamento non è un fondo rotativo, è a fondo perduto. Sono delle riprogrammazioni dei fondi europei, se non ricordo male, FSC. Benissimo, fa piacere. Grazie. Quindi 7 milioni nel fondo rotativo sono archiviati e ci saranno 7 milioni a fondo perduto. Sì, ma furono già archiviate fine anno scorso, proprio in questo periodo già archiviamo perché non l'avevano spesi e non li potevano restituire, quelli vanno restituiti entro l'anno in cui vengono stanziati. Va bene, quindi insomma, lei pensa che con questi interventi la ASP 1 possa uscire da questa rete di problemi? Non con questi 7 milioni, cioè bisogna adeguare le tariffe, fare un piano industriale, fare una valutazione del patrimonio e per questo motivo stiamo valutando anche il commissariamento, vedo che c'è Benintendi che in effetti hanno fatto richiesta con gli uffici, stiamo valutando se ci sono le condizioni. Quindi sarà commissariata la ASP 1? Stiamo facendo delle valutazioni, però vista la richiesta dei sindacati la stiamo valutando. Quindi Canzio sta per saltare, lo possiamo salutare Canzio come componente del CDA. Assessore, è saltato l'assessore, è saltato il collega, è saltato l'assessore, no, ecco, c'è. Staccato Canzio. Staccato assessore, quindi Canzio è a scadenza come lo yogurt, voglio dire. Attendiamo la relazione degli uffici e poi vi dirò di più. Ma quando arriva la relazione dell'ufficio? Non gli ho dato un termine preciso, facciamo i dovuti approfondimenti perché sono cose delicate, però la notizia buona è che adeguiamo queste tariffe che con la delibera l'introito mensile dell'ASPO, perché sì, il debito nasce da lì. Mi scusi una cosa, ma assessore, perché valutiamo il commissariamento? Perché il commissariamento cosa porterebbe di positivo, per capire? Ma ripeto, il commissariamento, c'è cioè una persona che gestirà questa cosa, potrà, cioè, si risparmia con il CDA, con la regione. Dopo lo traduco. Quindi non è per economizzare sui componenti del CDA, no? Ma non è che prendono molti, anzi il commissario prenderebbe 30.000 euro e quindi il commissario che sarà nominato dovrà anche rinunciare a 30.000 euro. Essendo in crisi l'ente non si può permettere di pagare il commissario, solo le persone di potenza come lo prende un componente CDA. Va bene, avete domande per l'assessore? Benintendi. Domande no, sicuramente saluto anche io, come dire, con piacere questo discorso, questa precisazione rispetto ai 7 milioni, di cui 3 milioni più o meno saranno quelli destinati a Teramo, perché costituiscono, proprio nella logica che veniva ricordata, sicuramente una buona iniezione rispetto alla situazione. E mi fa piacere che ancora prima di me lo abbia sottolineato lui, cioè l'assessore, quando ha detto che comunque sia questa cosa può diventare efficace nel momento in cui è accompagnata da un piano industriale e dalla risoluzione di altri problemi, che uno dei quali è anche quello dell'adeguamento delle tariffe, l'accreditamento dei posti, eccetera, eccetera. Quindi la strada è questa, poi adesso approfitto anche, come dire, non per tirare l'acqua al mio mulino, ma visto che è stato tirato fuori dall'assessore il discorso del commissariamento, richiamando una presa di posizione che c'era. Non mi aspettavo l'assessore sindacalista. Allora, io adesso, al di là delle battute, me ne scuso pure, perché prima ho sorriso, ma non era, cioè io voglio chiarirlo anche in questa occasione. Noi abbiamo chiesto il commissariamento per un motivo semplice. Non ce l'ha con Canzio. No, ma a parte questo, che è stato già chiarito in un confronto con il CDA, io lo ribadisco e penso che sia la sede più opportuna, visto che lei faceva una domanda precisa anche all'assessore, diceva, ma perché così c'è, diciamo, un abbattimento dei costi? Perché secondo me il commissariamento, al di là adesso della relazione che lui riceverà come assessorato, eccetera,
sarebbe, come dire, anche formalmente la presa d'atto che qui abbiamo una situazione straordinaria. E una situazione straordinaria va gestita con degli strumenti che per definizione. E quindi potremmo accedere a dei fondi straordinari? Perché comunque, no, nel senso che comunque dobbiamo prendere atto che con gli strumenti ordinari di gestione non riusciamo a venirne fuori. Guardate che anche dagli interventi che stiamo facendo sta emergendo questa realtà. Cioè, qua non si tratta di mettersi contro qualcuno, stiamo dicendo tutti quanti più o meno la stessa cosa. Cioè, 7 milioni di qua, 3 milioni di là, sì. Sono tutte cose che aiutano, ma non arrivano alla risoluzione. Il fatto che dice Canzio spendiamo 10, ma. Allora, ci vuole un piano straordinario. Per definizione il commissario è la figura istituzionalmente preposta a gestire le situazioni straordinarie. Sì. Senza nulla, non è di fatto un giudizio sulle persone, perché sempre nella cartellina io poi lo diremo. Cioè, i casi che risalgono al 2016, quindi non è qua un fatto di Canzio, di Giovanni, di Benintendi o di Pepe. Vabbè, comunque l'assessore ha detto c'è una situazione straordinaria. Ci ha dato questa novità perché l'assessorato, la regione sta pensando all'eventuale commissariamento. Ce lo conferma l'assessore. È stata una richiesta dei sindacati, la valutiamo. Certo. È stata una richiesta proprio fatta da qualche giorno fa dai sindacati, quindi giustamente la stiamo valutando con l'ufficio. Assessore, possiamo dare per assodato l'adeguamento delle tariffe con questa delibera che c'è stata il 10 ottobre dalla regione? Sì, questo è un profilo che sta seguendo la collega Veri a livello sanitario, però sta a buon punto e ci sta lavorando, quindi. Ci siamo tra poco sarà operativa, voglio dire. Esatto. Va bene, va bene. Possiamo ringraziare l'assessore se non abbiamo altre sollecitazioni e lo lasciamo al lavoro a Roma. Grazie assessore Quaresimano. Grazie, buonasera a tutti. A presto, a presto. Ciao. Bene, intanto ci ha chiarito la questione dei 7 milioni e questo è già qualcosa. No, ecco, ci tengo a sottolineare che appunto quando io prima ho detto, al di là di questi, diciamo, circa 3 milioni, sono un qualcosa in più che arrivano, ma che noi quando abbiamo fatto il primo incontro a dicembre dello scorso, no, a gennaio di dicembre dell'anno scorso, noi non ne conoscevamo l'esistenza, quindi noi avevamo dato già delle linee. Quindi sul corrente devo dire che ci abbiamo lavorato e del resto la delibera è ovvia che è stata comunque fondamentalmente auspicata e portata avanti da noi ed è venuta. Poi sono arrivati questi ulteriori, questi possono essere 3, 2 e mezzo, quello sì. Che sarà, ma in realtà noi cosa, e lo dissi anche io a dicembre, e non c'era il bonus 110, che noi avremmo, perché la prima cosa che mi è saltata subito così alla vista del bilancio, ho visto che c'era un bilancio che riportava circa 900.000 euro di spese annue nelle ASP, sia per le utenze che per gli impianti, per le manutenzioni degli impianti che generano utenze. E lì ovviamente io ritenevo che si potesse tagliare tantissimo attraverso un investimento sull'impiantistica. Lo dissi, mi sembra, già all'epoca. E con quella somma che si andava a farlo con il super bonus? No, noi all'epoca l'avremmo fatto investendo dei fondi e con quella differenza che andavamo a risparmiare potevamo provvedere a pagare il vecchio attraverso una programmazione decennale, sì. Quello che poi ovviamente uno si rivolgerà a una banca, loro prendono i soldi e uno si paga il mutuo con quel risparmio. Detto questo, poi successivamente è avvenuto un altro fatto positivo, che è quello del 110, che praticamente questo investimento che noi avremmo dovuto fare, di fatto oggi non lo faremo, e lì io sono stato delegato a occuparmene, tant'è che oggi è uscito il bando per i tecnici, perché c'è da dire che questa era un'azienda che io ho sempre sostenuto che non era un'azienda, perché non c'era un albo fornitori, non c'era un albo di tecnici, un albo di avvocati, non c'era nulla, quindi andava, come disse qualcuno, abbiamo fatto l'Italia, adesso bisogna fare l'italiano, lì non è fatta neanche l'Italia. Quindi diciamo che noi avevamo detto che attraverso appunto questi investimenti avremmo risparmiato, ma adesso col bonus 110 di fatto non c'è neanche quella spesa dell'investimento, ma ce lo troveremo gratuitamente, ma in realtà noi non andremo a risparmiare semplicemente sulle utenze, che è sostanziale, lei il suo lavoro lo sa quando sarà la differenza, e in più risparmieremo sulla manutenzione agli impianti, ma risparmieremo anche sulla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, perché per i prossimi 10 anni... Le case di riposo Nereto, Civitella e Teramo non dovranno fondamentalmente, diciamo in senso, spendere più un euro per quanto riguarda, e in più ci sarà tutti questi risparmi che io ho quantificato intorno ai 600, un milione di euro annuali con i quali si pagava il vecchio. E in quel caso per quindi il piano era già pronto. Avete previsto di fare sia l'efficientamento energetico che il sisma? Sì, sì.
perché in ovviamente in queste strutture i lavori possono essere troppo invasivi per gli ospiti. Dovremmo fare il miglioramento, ovviamente, su alcune zone dove si può cioè fare il miglioramento locale, insomma, dove si può fare invece il in più c'è da dire che noi ho detto che lo seguirà, però se ci commissari pazienza. Io ho detto che sono stato delegato. Mi permetto di scherzare, assolutamente, però. Però voglio dire che il piano è stato fatto. La lotta sulle tariffe, dopo è ovvio che la regione deve fare ciò che ritiene più opportuno. Però diciamo, questo discorso sulle tariffe, noi l'abbiamo portata la regione a fare quella modifica in 8 mesi, 10 mesi, cosa che non è avvenuta negli 10 anni precedenti. Noi questo piano ce l'abbiamo e lo porteremo avanti fino all'ultimo secondo, certo, come si dice. In più c'è da dire un'altra cosa, che quello che io ho sempre sostenuto, che gli immobili che oggi l'ASP ha, che sono immobili praticamente di fatto tutti messi a terra totale, che quindi non rendono nulla e costano tanto, che devono essere riqualificati. La riqualificazione di questi immobili, questa è un'occasione sulle ASP, diciamo, sulle case di riposo in attività. Ma poi c'è da dire che praticamente molti immobili dell'ASP sono state finanziate con il sisma, e quindi praticamente noi rimetteremo anche Regina Margherita, Caragiotti, dovrebbe entrare anche via Taraschi, Corropoli, quindi noi torneremo col valore immobiliare un valore completamente diverso rispetto ad oggi, che ha una sua incidenza. In più, una volta rimessi a posto, questi immobili devono iniziare a rendere, perché l'ASP deve avere delle entrate aggiuntive a ciò che può essere la retta, perché comunque non è che si può gestire solo la retta, perché ovviamente ci sono anche spese straordinarie, allora, che potrebbero arrivare. Fatemi capire se intanto questo percorso che lo ha dipinto così in maniera virtuosa. Ma lo abbiamo fatto in 8 mesi, sì, sì, sì. A me fa piacere. Prego, Pepe. A me fa piacere. Che ci commissariano. E poi a me fa piacere il lavoro che sentiamo Pepe, poi andremo a aprire la cartella dei benintendi. Oh, vi avviso. A me fa piacere ascoltare Canzio, poiché ha descritto un programma, ma poi oggettivamente abbiamo riscontrato che nelle ultime settimane l'avvocato Covelli ha lasciato il CDA per un mancato dialogo con la regione. E io però mi scusi, io le chiedo scusa perché la interrompo. Ognuno è libero di mettersi, però dire che noi non abbiamo avuto un dialogo con la regione, i fatti lo smentiscono. I 7 ma milioni. Ma quello che ha detto Covelli, sì, penso che Pepe facesse riferimento non è a Covelli. Mi dispiace se si offenderà qualcuno, ma in realtà dimostra che non è vero. Io però. Però. Guarda, chiedo scusa. Prego. Non c'è problema. No, vi potete interrompere. Smentirà Covelli. Prego. Ma i fatti lo smentiscono. L'avevamo invitato proprio per questo, Diciamo che lo dice lui, non... Sì, sì, che lo dica lui, però... sì, ma i fatti dicono altro, quello lo devo dire. Ma chiedo ci mancherebbe. Scusa. Io però registro, siccome questa vicenda è commissariamento proposto dai sindacati, ma si respira da giorni nelle sale del Consiglio regionale, poiché l'assessore lo ha confermato oggi, sta approfondendo questa tematica, e considerato le dimissioni del componente Covelli, considerate questa riflessione dell'assessore Quaresimali, io penso che tutto questo si inserisca in una riflessione del Consiglio regionale nel suo complesso. Sappiamo, abbiamo letto tutte le dinamiche, soprattutto nel gruppo Lega a livello regionale, c'è stata la fuoriuscita di 3 consiglieri regionali, sappiamo tutti che... Oggi la fuoriuscita di Giuliano, presidente della Giuliano, tua. Sappiamo tutti che il CDA attuale fu espressione sostanzialmente dell'assessorato governato da Fioretti, che poi il presidente CDA, no. No, io dico però Canzio, perdonami. No, ma il CDA però Canzio puntualizza. Perdonami. Tu sai meglio di me che il presidente lo nomina la giunta regionale, poi il CDA dai portatori di interesse, poi viene tutto confermato dalla giunta regionale attraverso una delibera, giusto? Tant'è che ti sono nomine politiche, sono a nostra però è un'elezione, a differenza della nomina. Sì. Se posso prego. Poi il tutto viene deliberato attraverso la giunta regionale, tant'è che lui si è lamentato, poiché dall'elezione alla delibera di giunta sono passati 6 mesi, chissà perché. E tutto questo non lo so, tant'è che ci sono stati sei mesi importanti. Lo ha detto l'assessore, che appena lui è stato nominato, non c'era la... lui appena è stato nominato ha ratificato ciò che doveva essere ratificato 6 mesi prima. Prego. Tant'è, però, sì, andiamo alla conclusione. Dico che molto probabilmente, benintendi, lo sentiremo dopo la pubblicità. Molto probabilmente questa riflessione anche sulla ASP e sulle cose che ha detto oggi l'assessore è dovuta anche a questa turbolenza
che c'è in Consiglio regionale, nella maggioranza soprattutto, in maniera specifica nella Lega. Nella Lega. Sono oggettivi i fatti, sì, sì. E quindi da questo punto di vista è solo una valutazione di carattere politico, ma tornando sul tema della ASP, ci troviamo tutti d'accordo che bisogna ripartire dall'aggiornamento delle tariffe, quindi della legge che fu approvata nel 2011, poiché è una legge ormai superata dai tempi, perché con la ASP noi diamo un servizio fondamentale alle persone, sì. E quindi dobbiamo avere rispetto delle persone e soprattutto degli operatori. Bene, questo è. Benintendi, ce la facciamo prima della pubblicità. Vabbè, che cosa che dobbiamo leggere dalla cartella? No, allora facciamo così, perché sì, alla fine, come dire, adesso si è introdotto anche questo argomento del commissariamento. Del commissariamento, sì. E io vorrei che in qualche modo eventualmente anche questo scenario ci fosse d'insegnamento per un aspetto che considero decisivo. Non è un caso che nel primo giro e nel mio intervento io richiamavo anche l'esistenza di un di portatori di interessi rispetto ad una ASP, perché io penso che questo sia il classico tema sul quale un lusso non ce lo possiamo permettere, che è quello di dividerci. Ok? Quindi, allora, siccome siamo... Quando parliamo di portatori di interesse, chi sono? Tutti i comuni sostanzialmente su cui insistono queste strutture, sì. Addirittura la diocesi, la curia, per cui stiamo parlando proprio per la rilevanza sociale del fenomeno. Allora, è evidente che adesso qui commissariamento, non commissariamento, eccetera, o prendiamo atto una volta per tutte che bisogna responsabilmente tutti insieme trovare la soluzione, perché il commissariamento avrebbe dal mio punto di vista anche questa valenza, cioè quello di chiamare un po' tutti quanti alle proprie responsabilità rispetto a un servizio che, veniva detto anche da Pepe, è così delicato. Ok, quindi non approfittiamo, come dire, di un episodio di questo tipo eventualmente semplicemente per riaprire le solite beghe, lo dico io perché faccio il sindacalista e me lo posso permettere, no? Perché questa vicenda, e sta scritto qui, è una vicenda che ha visto un po' coinvolti tutti quanti, perché la prima tutto stata di agitazione nel 2016, nel 2017 il primo incontro in regione con assessori Sclocco e Paolucci che non si presentarono neanche all'incontro, e questa cosa noi la stigmatizzammo con un articolo sui giornali. Nel 2018 un consiglio di amministrazione, addirittura ho ritrovato il titolo e sorridevo perché ci diceva: il CDA della ASP risponde per le rime ai sindacati, abbiamo messo al sicuro i conti della De Benedictis. Quindi più o meno su questa cosa, perché voglio fossero dire sante le parole. Perché quando, se io volessi dire, oltre all'imbarazzo aggiungere un altro stato d'animo, il senso di sfiducia che mi deriva dal fatto che probabilmente ognuno, e non me ne voglia canzio perché in questo caso rappresenta pro tempore, certo, un CDA, tutti quanti sono partiti con le migliori intenzioni eccetera, ma probabilmente nessuno ha preso atto effettivamente che è una cosa grossa, passatemi il termine, è una cosa grossa, l'ho affrontata in quanto tale. Ok, quindi richiede in maniera straordinaria una risposta collettiva e una risposta straordinaria. Sì. Perché la cosa viene, quando io le dicevo, viene da lontano, significa questo. Quindi sì, e qui non è, come dire, in discussione la validità dei progetti che si stanno esponendo, i possibili piani di investimento, no, sfruttare tutte le risorse o gli strumenti normativi che di volta in volta escono. Si tratta di capire che non ce la facciamo con gli strumenti normali. Bene. E lo dobbiamo fare tutti insieme. E dobbiamo capire come, allora, tutti insieme, ripianare però, tutto. Tutti insieme. Con tutti non i portatori a seconda di interesse del ruolo che al momento rivestiamo. Esatto, ok. Allora, ci fermiamo. Seconda e ultima pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme. Fammi chiamare Emiliano che ha cercato di... Eccoci qua, gli ultimi 20-25 minuti insieme ai nostri ospiti, ne stanno uscendo di certe nella trasmissione parallela che voi non sentite, purtroppo non sentite, adesso cercheremo di far uscire qualcosa. Intanto Canzio mi ha detto: posso dire una cosa, una battuta? Sì, qual è no, sta perché battuta? Io capisco l'entusiasmo, di Benintendi. No, ma questa cosa Benintendi è un signore, l'entusiasmo mi sembra eccessivo. L'entusiasmo lui ce l'ha solo per rilanciare. No, voglio dire, la passione. Voglio dire che l'assessore ha detto: stiamo valutando. Stiamo valutando. Non ha detto commissarieremo. Attenzione. Io infatti l'ho considerato etichettata come ipotesi, sono detto, ho detto che è auspicabile dal mio punto di vista. Oh, però, certo, qui nella però ci tengo a sottolineare, poi al di là del commissariamento, sì, perché giustamente la regione deve fare ciò che pensa,
ciò che è stato fatto in 8 mesi ha una logica e porta a una conclusione. Se poi, vediamo se per intendi hanno fatto un buon lavoro in 8 mesi. No, rispetto a ciò che abbiamo detto. Io l'ho detto prima, ma io non ho problemi. Io ho detto che, seguendo queste vicende da più di un decennio, mi sono accorto che mi sono trovato per l'ennesima volta al cospetto di un GDA animato da buone intenzioni, perché questo io l'ho riconosciuto storicamente a tutti quanti. Però, avendo vissuto queste vicende prima di loro, purtroppo, mi sono reso conto che poi tutti questi CDA alla fine si ritrovano di fronte a dei problemi grossi. Però, quindi è evidente, che se loro dovessero riuscire in un'impresa, tra virgolette, nella quale gli altri hanno fallito, io non avrei nessun problema a riconoscere. Temo che gli strumenti che loro hanno individuato, i passaggi che loro hanno anche questa sera per bocca di Manzio, non siano sufficienti a far fronte ad una situazione così grossa. E mi sembra evidente e chiara la mia posizione. Tra l'altro, la nostra posizione, perché il fatto non che è solo quella della CISL, facendo pensare a un possibile commissariamento anche la regione, è stato amplificato dalle dimissioni di governo. Potrebbe essere. Dietro ci sarebbero dei... Non lo so, io voglio dire una cosa. Lo sa. No, una cosa, siccome ci sarebbero degli agganci politici, dei nuovi posizionamenti. Lo può sapere che riguardano anche le dimissioni di Giuliano. Politica. Allora, voglio dire una cosa. Io su questa storia, giustamente animati da, da voler fare o non voler, io devo dire dei dati. Queste cose... Allora, abbiamo detto che avremmo lavorato sull'adeguamento della tariffa a dicembre? Sì. È stato fatto un primo passaggio per l'adeguamento della tariffa? Sì. Lo scoglio era quella della contrattazione privata. Noi abbiamo detto che saremmo riusciti a ottenere questo risultato e uscire fuori. È stato ottenuto? Sì. C'è il piano di rientro del debito vecchio? Sì. Perché noi abbiamo detto e abbiamo anche tracciato attraverso i risparmi degli investimenti o 110 bonus o quello che sarà, comunque con quel risparmio noi pagavamo il vecchio. Quindi questa è la realtà. Poi ovviamente la regione è padrona e decide ciò che vuole. Prima, quando abbiamo parlato, lo ha detto Pepe, no? Perché lei ha precisato un paio di volte come è stato formato il CDA, no? Sono nomine politiche. Lei ha detto no, la mia, noi siamo stati votati. Sì, però siete sempre stati segnalati dalla politica. Allora, no, attenzione. No. La legge che il consigliere Pepe conosce benissimo, meglio di me, perché probabilmente l'ha pure votata, quindi la conosce meglio di me. No, 2011 non c'è. Non c'è. Però praticamente cosa si definisce? Che il presidente viene, è una nomina di fatto. Dell'assessore? Diciamo sì, dell'assessore di riferimento, mentre gli altri due, perché il CDA è composto, il presidente e due componenti, gli altri due componenti vengono eletti dall'assemblea dei portatori di interesse, quindi, che sono i vari rappresentanti delegati dai vari comuni che fanno parte dell'assemblea. Esattamente, sono dei politici, ma lei è stato... No, ma io ero anche uno che votava, quindi sono anche votato da solo. A me non mi hanno chiamato del resto, no. Detto questo, quindi noi siamo stati votati, in quel caso cosa fa la regione? Ratifica. Ma a parte a lei che la sponsorizzava, la Lega? No, ma è ovvio, in un'elezione si deve... Lei adesso è della Lega o no? Allora, mi ascolti. No. In un'elezione bisogna fare delle alleanze, sennò come si ottiene la maggioranza? Okay. Questa è la regola più minima che Mi risponde, perché lei è una persona Detto questo, no, Lega, attenzione, lei. Siccome si è parlato prima, la ratifica... La ratifica, la regione deve solo ratificare le elezioni. Vabbè. In realtà... L'assessore precedente, cosa che poi invece l'assessore Quaresimale giustamente ha fatto perché era un dovere farlo, doveva ratificare o non ha ratificato in 6 mesi. Invece l'assessore Quaresimale ha fatto ciò che andava fatto. Chi è che non ha ratificato prima? Ha detto Quaresimale. L'assessore che c'era prima. Fioretti. Sì, credo. Al lavoro. Sì, sì, Fioretti. Era l'assessore quello che stava. Oh, ma lei era in quota Lega o è in quota Lega? Io mi perdoni la volgarità della, però io ovviamente ho amici, poi sapete che io ho fatto la lista a termo della Lega, ho amici nella Lega e me ne vanto, come ho amici in altri partiti e me ne vanto anche nel centro-sinistra, perché poi le appartenenze sono relative, poi ognuno ovviamente... E adesso? È della adesso. Lega. Vediamo, siamo sempre amici, ma io non ho, oggi non ho nessun, diciamo, non sono nessun, però sono molto vicino a tanti amici della Lega, sì, assolutamente, perché lo dovrei negare. Va bene. Cioè, questa è la situazione. Pepe? Io sono del PD. Vabbè, questo lo sappiamo. Non è una grossa io novità. Io sono della CISL. Non è una grossa novità. Non c'è dubbio, io capisco l'imbarazzo di Canzio in questa trasmissione per le vicende politiche, poiché prima abbiamo discusso dell'altro. Ce lo faccia capire pure lei come sono gli incastri politici. Io penso, per terminare la discussione della ASP, io non posso non parlare
della chiusura o sospensione delle attività alla casa di riposo di Sant'Omero. Ecco, qual è lì la situazione? Poi sentiamo anche Lì si è consumata una vicenda grave, soprattutto perché tutto è successo in piena pandemia. Ma il problema è la struttura? Sì, se mi lascia un minuto. Come no? La casa di riposo di Sant'Omero è collocata presso l'ex ospedale, in pieno centro storico. Poi purtroppo è arrivato il terremoto e quindi quella struttura è stata evacuata. Il sindaco di Sant'Omero mise a disposizione un'altra struttura di proprietà comunale per cercare di dare una propria disponibilità. Questa è la vecchia. Era un asilo. Ma autorizzato poi anche dalla ASL, poiché quel trasferimento fu autorizzato, e stava in questa struttura provvisoria, qui. E poi, in attesa ovviamente che le procedure dell'ufficio della ricostruzione, poiché il vecchio ospedale è di proprietà della ASL, e adesso confidiamo tutti nel lavoro di Legnini affinché l'ufficio speciale della ricostruzione possa finanziare la ristrutturazione del vecchio ospedale. Siamo convinti che questo avverrà, da qui a fine anno avremo la buona notizia da parte del commissario Legnini e della sua struttura circa la somma messa a disposizione per ristrutturare quella sede, e in via straordinaria e momentanea era stata collocata lì. Poi la regione ha deciso di chiudere, di sospendere le attività a Sant'Omero, però io dico questo, fu detto che era una sospensione temporanea, è passato più di un anno dalla chiusura sicuramente, non lo so questo lasso temporale quanto durerà. Noi abbiamo chiuso una struttura che dava servizi in quel territorio e soprattutto in piena pandemia. ci mancherebbe, ma noi abbiamo chiuso quella struttura, e fu detto anche che quella struttura era economicamente non redditizia e quindi con la chiusura di Sant'Omero le altre tre strutture avrebbero beneficiato di questi risparmi su Sant'Omero. Io dico solo questo, che ad oggi è passato più di un anno, quella struttura è ancora chiusa. Ci auguriamo che il commissario Legnini possa finanziare la ristrutturazione del vecchio ospedale. E ci auguriamo che la giunta regionale, io ovviamente non dico nulla a canzio, io parlo con la giunta regionale, possa ripristinare il servizio non appena le opere di ristrutturazione di quell'immobile saranno terminate. Sentiamo la replica di Canzio, allora, e poi Benintendi. Siccome voi sapete che in Italia rimane sempre difficile trovare il colpevole, lei l'ha individuato? Sì, sono io della sospensione. Vi dico pure il perché. Perché quindi non è la giunta regionale? No, assolutamente. E Canzio, la deve prendere con Canzio. Quindi sono io e le spiego il motivo. Sentiamo. Benissimo. Allora, io sono stato un giorno alla casa di riposo di Sant'Omero. E le dico le condizioni dove erano obbligati a stare queste persone, che sono persone fragili. Quindi io lo so che lei lo fa in buona fede, ma le posso garantire che io la notte non ci ho dormito, il giorno dopo ho preteso dal CDA la sospensione di quel servizio. Glielo dico come stavo. Allora, un asilo. Tant'è che adesso è stato inaugurato come asilo. In realtà le case di riposo dovrebbero avere... Cioè, dove è stata temporaneamente la casa di riposo, adesso è stato rinaugurato come asilo. Cosa succede? Che praticamente nelle case di riposo dovrebbero essere gli ospiti in stanze da due o tre ospiti per ogni stanza, con un bagno interno, con i vari campanelli di chiamata, con un telefono. Lì, in quella struttura, che non è ovviamente una struttura per anziani, è una casa di riposo, gli anziani si trovavano in 5/6 in un'aula senza servizi igienici, senza nessun servizio che una casa di riposo doveva avere. Dovevano uscire per andare al bagno. Al bagno. Parliamo di persone che magari hanno difficoltà. L'altro poi vediamo l'immagine, non è neanche recintata e c'è una strada veicolare, credo a traffico veicolare sarà provinciale, comunale, quindi le persone anziane non potevano di fatto uscire neanche fuori perché non c'era una protezione. Quindi di fatto erano costretti a stare dentro dalla mattina alla sera.
I bagni, quindi nell'asilo c'è un bagno comune, dove c'è un solo bagno per disabili. Io sono venuto in una trasmissione, quando proprio in questa televisione sì. ho portato anche l'immagine, mi dispiace che sarà difficile sì. recuperarle. Cioè lei sa che i bagni, quindi non più nelle camere, ma quindi bagni comuni, praticamente i servizi igienici di un asilo, lei sa che sono per i sono bambini un po' più piccoli. Piccoli sì. Si immagini che le persone anziane hanno bisogno di sanitari rialzati, se potevano usare i sanitari dei bambini di 3 anni. Ok? In più, siccome si parla di piena emergenza Covid, quel giorno, sarà che sono stato fortunato, era appena stata dimessa un ospite che aveva avuto il Covid e quindi anche quelle strutture devono avere un'area Covid. Ok? Mm-hmm. Questa persona era stata, diciamo, quindi le stanze 5-6 per ogni aula, non stanze, erano quanti aule. Ospiti complessivamente totale c'erano? Erano 16-17, mi ricordo. Questa signora, era una signora, fu, diciamo, sistemata in un'altra aula isolata senza nessun servizio igienico. Ok? A mia domanda, ma scusate, se questa persona è uscita e deve fare una quarantena, se va al bagno, e lì c'era il corridoio dove questi anziani stavano lì da mattina a sera seduti, praticamente creerà problemi agli altri anziani. Risposta: abbiamo risolto il problema. Come l'avete risolto il problema? Come? Con le sedie che si usano. Quindi praticamente la signora, cioè stiamo scherzando? Doveva fare in quel posto. Cioè, allora, in più non c'è. No, io mi sono la notte, io non ci ho dormito. Perché pensare che un mio genitore si poteva trovare in quelle condizioni, io mi sono vergognato da solo. Quindi io capisco quello che può dire oggi il consigliere, probabilmente non conosceva la situazione. Quegli anziani hanno diritti e quindi io ho chiesto di trasferirli in una struttura idonea. Adesso stanno a Nereto? Molti stanno a Nereto, qualcuno sta a Civitella, ma hanno uno spazio, possono vivere con altre persone che ci sono. Non sono costretti a stare in aule e non avere i bagni nelle camere. Cioè, io dissi al CDA, dobbiamo chiudere perché se arriva una verifica del NAS io in galera non ci vado per nessuno. Il sindaco che faceva una battaglia di retroguardia su questa storia, e devo dire che noi Marsiglio ci aveva chiesto, ma siete sicuri in una videoconferenza insieme all'assessore Quaresimale, sì, sì. Quando io gli ho detto queste condizioni, Marsiglio fu il primo a dire, beh se è così dovete fare quello che dovete fare, l'unica cosa che ci chiese, avvertite i familiari per spiegargli la situazione. Cioè. Cosa che abbiamo fatto, perché una persona di un minimo di ragionevolezza non può dire dovevano rimanere il lì. Futuro può essere. Adesso il futuro qual era? Che noi l'abbiamo sospeso. Di Sant'Omè, nel momento in cui avremmo risistemato questa storia delle rette, sì. Noi, e l'ho detto anche nella trasmissione con che è sono stato qui l'altra mattina, che noi Sant'Omè lo riaprivamo. Perché non avevamo più bisogno, perché il problema era trovare una struttura dove gratis. Si riaprirà? L'aprivamo perché avevamo la possibilità di pagarcela. Non ci serviva neanche di aspettare i lavori. Perché lei lo sa che i lavori del terremoto da qua a 5 anni. Noi l'avremmo riaperta, ma dando dei locali. La potrete? Assolutamente, una volta che siano sistemati i conti possiamo pagarla. Non ci serve più l'immobile gratuito. Perché comunque le persone anziane non vanno lì in attesa del campanellino che arriva a una certa età. Vanno lì per vivere serenamente. E lì c'erano le condizioni secondo che, lei, ripeto, non c'erano. Io non lo so come facevano a stare tranquilli. Io mi ci sono una notte non ci ho dormito. I sindacati avevano seguito questa vicenda? Sì, questa vicenda è stata seguita dai colleghi. Non ci torno più di tanto perché insomma comunque è stata inquadrata nelle due... posizioni che abbiamo ascoltato. È stata tra l'altro frutto, se non ricordo male, anche di una querela che è durata parecchio, perché insomma ci sono state diverse discussioni. Io ma non lo faccio per sottrarmi a questo confronto. Penso che il dato di fatto, purtroppo, adesso al di là delle motivazioni, che comunque c'è una comunità che in questo momento è stata privata di una struttura, per cui è giusto che si trovi il prima possibile, proprio per tutte le ragioni che ci stiamo ricordando. Sì. Anzi, io approfitto anche per ringraziarla, perché comunque averci dato la possibilità di mettere al centro di una trasmissione l'importanza delle ASPE, di queste strutture, proprio per il ruolo che esse svolgono, non è una cosa tanto scontata, per cui è importante, perché come abbiamo avuto modo di dire spesso anche in questi giorni, c'è bisogno che chi sta lì dentro, siano gli ospiti, che le persone che ci lavorano, possano respirare tutti insieme la giusta serenità, perché senza la serenità la realtà che si vive in queste strutture diventa difficilissima. E un'altra cosa gliela dico subito, prego. Perché ci tengo.
Adesso, al di là dell'evoluzione che potrà avere la vicenda nello specifico, gli assetti del CDA, eccetera, cioè quello che sarà, una cosa è certa, proprio perché per quello che ci riguarda il senso di sfiducia viene da lontano, noi abbiamo deciso unitariamente come organizzazioni sindacali che a questo giro non ci fermiamo, nel senso che se non dovessero pagarci gli stipendi, chiaramente andremo, perché non me ne sono dimenticato, andremo ai datori di lavoro a chiedere conto dello stipendio, però se lei avesse 100 dipendenti, io glielo dico provocatoriamente, cioè parlo a lei, come si suol dire, no? Parlo a suocera, perché nuora, perché suocera intendo, no? Allora, se lei avesse 100 dipendenti e dovendo pagare tutti i mesi 300.000, 300.000 euro di stipendi, arriva ad avere 4 milioni di euro, per esempio, di fatture non pagate, qualche problema se lo porrebbe. Non mi interessa in questi termini, perché come sa bene Canzio, noi non facciamo il tifo per nessuno. Io ho detto una cosa semplice e sono pronto, come dire, a confermarla anche in questa circostanza. A noi interessa che le persone, proprio perché devono lavorare serenamente, percepiscano le scadenze previste e lo stipendio. Se questo non dovesse accadere, noi andremo davanti alle strutture, poi se affacciarsi saranno i datori di lavoro. Quindi siete pronti a manifestare noi di siamo nuovo? Pronti in questo giro a non tornare assolutamente indietro, perché ripeto, perciò l'ho ringraziata anche per averci dato questa possibilità, perché una volta per tutte bisogna prendere atto che questa situazione va affrontata e risolta, ok? Che altrimenti io magari tornerò qui tra un anno, due anni e aggiungerò agli articoli del 2015, 2016, 2021 e 2022, magari aggiungerò anche le repliche che il Canzio o chi ci sarà tra un anno o due ci avrà fatto. Non è questo il punto è va risolta. E noi abbiamo deciso insieme ai lavoratori nell'ultima assemblea che abbiamo fatto che questa volta non ci fermiamo. La prima garanzia che ci serve per vivere sono il pagamento degli stipendi alle scadenze previste e poi avere la possibilità di pretendere, come è giusto che sia per il lavoro delicato che queste persone svolgono, un futuro tranquillo. Okay. Bene, è chiaro. Canzio, la replica nel futuro credo che ne abbiamo parlato, e quindi se uno non vede il futuro tranquillo rispetto a ciò che abbiamo detto, io sinceramente mi sembra o il pessimismo o la volontà di non penso di averlo spiegato, se ci siamo ascoltati probabilmente ho motivato pure il senso di sfiducia da cosa deriva. Vabbè, quindi minimizzarlo, poi però voglio dire, no? Allora, ripeto, noi quando siamo insediati il debito vecchio si conosceva che era quello ed è rimasto quello. Sul corrente noi stiamo provvedendo e tra l'altro devo dire che anche questo mese ciò che gli si doveva dare all'azienda a cui fa riferimento lui verrà dato, quindi sul corrente. È ovvio che sul vecchio che viene da lontano bisogna farci una programmazione, ma credo che un bambino di 3 anni lo capisce, quindi noi sul corrente lo stiamo garantendo e lo garantiremo anche questo mese. Però è bellissimo, al di là del fatto che, ripeto, se uno lavora con me i soldi viene a chiedere a me, non ai miei, diciamo, i miei clienti, ma va bene, perché quando l'altra volta mi fece la battuta, ma voi siete in soldi, ok, allora chiamaci tutti e due, perché chiami solo noi? Detto questo, è bellissima la manifestazione preventiva, cioè nel senso, io mi posso lamentare quando non prendo lo stipendio, loro hanno inaugurato un nuovo sistema, si lamentano prima, vediamo se arriverà lo stipendio, ma l'ha sentito mai lei? Sì, sì. Quindi io veramente, forse per esperienza culturale, cominciate a abituare a qualcosa di diverso pure voi, perché noi non abbiamo fatto la scommessa, lei quando scommette è già certo del risultato. No, io non scommetto mai, perché noi l'abbiamo definito provocatoriamente una scommessa, sì, però è preventivo, quindi non abbiamo manifestato una certezza, scusi, chiedo al consigliere Pepe, ha mai sentito le manifestazioni si fanno prima che avvenga un evento? Io non l'ho mai sentito. Hanno detto che se succederà abbiamo scommesso e abbiamo preannunciato quello che le ho ribadito. Sì, però quello che voglio dire, se dopo un'ora di trasmissione vogliamo introdurre la polemica, però io sto ripetendo che anche questo mese verrà garantita, diciamo, quello verrà garantito quello che è il corrente. Se però poi per non pagare lo stipendio, per ritardare, si comincia a ricomparlare del vecchio debito, allora non ci siamo. Noi ci siamo detti che avremmo garantito il corrente e lo stiamo facendo. Sul debito vecchio dobbiamo rientrare. Ma noi non è che abbiamo fatto un articolo e abbiamo detto scommettiamo che verrà pagato il vecchio debito, abbiamo detto scommettiamo che se verrà pagato meno lo stipendio. Lo stipendio. Ma guardi, io dico questo perché non ha fatto riferimento al vecchio debito. Assolutamente. Però adesso noi quello che dobbiamo fare sul corrente lo faremo. Se però, perché ben intendi lo sa,
diciamo, la giustificazione sul ritardo dell'ultimo mese si è, diciamo, motivata anche con il vecchio debito, non da parte loro ma da parte della proprietà dell'azienda. Quindi noi, per quello che sono... Guarda, sono stato io addirittura alla ASL, vado io a chiedere carità alla ASL per farci dare ciò che ci deve dare. Quindi è garantito che anche questo mese il corrente sarà assolutamente garantito. Poi, ripeto. Allora, noi ci avviamo alla conclusione della nostra trasmissione dedicata ai problemi della ASPUN. Adesso una considerazione, tiro in ballo Dino Pepe, ma anche voi, del fatto della... prima abbiamo parlato delle nomine politiche, no? La Presidente viene nominata, la politica non è che... solo citare il termine politico significa negativo, ci mancherebbe, però diventa negativo se poi queste poltrone o comunque questi spazi... che non prende un euro il componente di CDA è fondamentale, va bene. Però sono comunque come dire, posti in cui si gestisce qualcosa che è importante, perché magari possono decidere, che so, assunzioni o insomma lo sappiamo come vanno. È grave se diventano come dire, strumenti di pressione politica, ma tu a quello gli hai dato quello, alla Lega, al PD, a Fratelli d'Italia. Ecco, come si può fare per uscire da queste logiche di bassa politica o comunque di politica che cerca riposizionamenti, accordi trasversali? Perché poi ci sono gli anziani e i bambini da servire. Quelli sono i principali protagonisti. Lei, il resto, no, è noia, come diceva qualcuno. Dino Pepe. Perché succede, penso, anche questo. Ma io penso che la buona e sana politica vada messa in campo quotidianamente. Vabbè, quello ci mancherebbe. Poiché attraverso la politica i cittadini eleggono i propri rappresentanti, e i rappresentanti sono delegati a governare le varie vicende regionali, provinciali, delle società, delle ASP, assolutamente. E da questo punto di vista noi abbiamo bisogno sempre di più di una politica sana, di una politica corretta. Io però faccio fatica, io capisco... Canzio, e anzi valuto con estremo equilibrio tutte le cose che lui ha detto, i buoni propositi, i programmi di questo CDA assolutamente sono meritevoli, però considerate le affermazioni dell'assessore che da giorni parla di commissariamento, considerate le dimissioni dell'avvocato Covelli, considerate la richiesta di commissariamento dei sindacati, molto probabilmente qualcosa non va, molto probabilmente facciamo fatica a capire le intenzioni della giunta regionale, che sappiamo ha un peso enorme circa la gestione e il governo delle ASP, poiché il presidente del CDA viene nominato dall'assessore competente attraverso una delibera di giunta regionale e gli altri due componenti sono stati eletti dai portatori di interesse, che sono i comuni già sede di case di riposo, certo, di asili e quant'altro. Quindi molto probabilmente, considerate queste vicende, e io non ho nessuna difficoltà a dire che queste vicende nascono nel 2011, quando fu approvata dal Consiglio regionale una legge di riordino che probabilmente non andava approvata in quella maniera. Andavano modificati alcuni articoli, alcuni emendamenti dovevano essere approvati, tant'è che dopo 10 anni di queste ASP noi abbiamo una serie di difficoltà. Quindi 10 anni di responsabilità diffuse, sì, su questo non c'è dubbio. Però ad oggi la situazione è questa, con il CDA che ha difficoltà poiché si è dimesso un componente, non si sa ancora se questo componente sarà presto reintegrato, non si sa se sarà inserito il primo dei non eletti delle elezioni. Chi dovrebbe scorse. Toccare? Il primo dei non eletti è Gino Natoni, se l'assemblea dei portatori di interesse dovrà eleggere un nuovo componente. La Regione Abruzzo ha già scritto oltre 20 giorni fa alla ASP e ai portatori di interesse su questa nuova situazione che si è creata. L'assessorato, ce lo conferma l'assessore Quaresimale, è ancora, diciamo, sta studiando il caso, sì, se è il caso di intervenire attraverso un commissariamento, attraverso l'elezione di un nuovo componente, attraverso l'elezione del primo dei non eletti. Diciamo che la situazione è confusa da questo, sì, punto di vista. Ci auguriamo che la giunta regionale possa fare chiarezza, poiché questa chiarezza è necessaria soprattutto per gli ospiti della casa di riposo e per i tanti operatori. Allora, intanto Canzio, proprio in zona Cesarini, mi ha passato un documento, che cos'è? Sì, questa è la lettera della Regione. Richiesta designazione membro ai fini della reintegrazione del CDA. Che ha scritto al presidente dei portatori di interesse, sì,
dicendo di procedere alla, alla nomina del nuovo comune. Alla reintegra, insomma. Alla reintegra, laddove tra l'altro non si dice, ma anche la legge lo dice, che deve essere reintegrato attraverso il primo dei non eletti, sì. Ma dalla lettera si capisce che gli si chiede all'Assemblea di rifare un'elezione, perché è l'unico strumento con cui vengono... Ah, quindi ci sarà una nuova elezione. Questo è... Poi, no, quello, no, ma adesso sei commissario, no, quindi... Ah, beh, diciamo, ha ragione Canzio, ha ragione, però la lettera... Dobbiamo concludere. Però la lettera porta la data del 2 novembre. Sì, sì, ho capito. Sono 20 giorni e il presidente della, anche dell'Assemblea ancora non convoca. Ma significa che oggi è il 22. Che oggi è il 18. Oggi perciò il 18. Dico, mo, mi sto perdendo, no, 20 giorni. Ah, 20 giorni, no, 22. Nel senso che sono 20 giorni, 15, sono 18. Sì, sono 18. Sì. Però voglio dire, sono 20 giorni con i problemi che ha la ASP. Io penso che siano più che sufficienti 15 giorni per convocare l'assemblea dei portatori. Guardi, io non so i tempi, però voglio dire che oggi la ASP, il CDA è operativo, a differenza di prima che c'era solo il presidente. Oggi di fatto il CDA può operare. Vabbè. Se vuole. Allora, operare. Possiamo chiudere qui la nostra trasmissione. Io vi ringrazio per aver partecipato, Roberto Canzio. Sospeso, componente del CDA, no, componente di CDA della ASP 1 di Novepe, consigliere regionale del Partito Democratico, e Fabio Benintendi, il segretario della CISL di Teramo. Grazie. Abbiamo ospitato, lo ringrazio, in collegamento l'assessore al lavoro della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale. Grazie, noi se lo vorrete, non è mai una minaccia, ci rivedremo anche giovedì prossimo. Arrivederci.